Iniziamo subito la puntata con un ospite, è una cantante che ha raggiunto una popolarità e un successo straordinario con un 45 giri intitolato Un'estate al mare. E l'abbiamo sentito dappertutto, non solo al mare ma anche in montagna, in città, insomma dovunque si sentiva questa canzone, tra l'altro anche divertente e balneare, diciamo, ecco. Adesso si presenta con un nuovo 45 giri, appunto nel nostro appuntamento con le news, è Giuni Russo con Good Goodbye. Tempi miei, la musica leggera oggi nelle classifiche dei dischi impera. Good goodbye, Hollywood, non lo so cos'è importante o no. Helmut Newton, Greta aveva stile, cercò un vestito tutto nero. Passa un'auto in corsa, è come un film da un finestrino chiuso. Bene, anzi direi benissimo, dopo il grande successo di Un'estate al mare, Giuni Russo è venuto a trovarci con un nuovo singolo che per il 1983 si chiama Good Goodbye. Oh, siamo in una situazione... Ciao e soprattutto benvenuta a Popcorn. Siamo in una situazione un po' particolare, ora ci appoggiamo alla parete, sarà un'inquadratura un po' più suggestiva. Allora, ti dicevo... Secondo te dove siamo qua? Siamo in una parte, uno specchio particolare di Popcorn. Secondo me siamo in una cantina di Amsterdam. Ah sì, una... Dalle mattonelle, più che una cantina, ricorda qualche altro posto. Senti, Giuni, parliamo di musica. Per il 1983 questo Good Goodbye. Noi, per la verità, noi di Popcorn ti aspettavamo con un album. Sarà forse un assaggio questo per un lavoro prossimo a venire? Sì, purtroppo non abbiamo fatto in tempo a fare l'album. Abbiamo fatto un 45 giri, spero...
Buono, penso buono. E il 33 in primavera. Questa... Senti, vogliamo chiedere ai ragazzi se è buono i 45 giri. Ok, questo nuovo album. Grazie, continua grazie. L'applauso, e noi sulle onde di questo applauso continuiamo a chiacchierare. Sempre. Ma loro su questa... sono pagati per... No, non esattamente. Loro vanno proprio per a intuito. Senti, c'è una simpatica, sembra Nina Hagen, sì. E poi sono tutte simpatici. No, peccato, credo. Simpatica perché lei è la più pazza di qua. Credo che non ci sia la possibilità di vederla perché non c'è la possibilità di inquadrarla. Ecco, non mi dicono che proprio non c'è questa possibilità. Rosso. Io credo detto forse. Parliamo di musica, Giuni. Parliamo di questo album che ti vedrà impegnata anche nelle vesti di musicista. Io so che ci tieni moltissimo questa tua veste. Sì, certamente mi fa molto piacere. Sì, questo 45 giri è composto musicalmente da me, testo di Francesco Messina. Arrangiamento giusto Pio, Alberto Radius. Ok, non manca nessuno. Allora ti facciamo un grosso augurio, ti saluto in maniera un po' particolare. Good goodbye. Giuni Russo! Un'immagine molto bella e una musica molto bella. Il pezzo è Vacanze Romane e loro sono i Mattia Bazar.
da ben 7 settimane all'interno di una super classifica a 45 giri è Viola Valentino con Sola. Siamo già al numero 43 e qui un attimo di pausa anche perché stanno per arrivare, cioè sono già arrivati, sono nostri ospiti Fabio Pignatelli, Claudio Simonetti ed anche Massimo Morante. Insieme per la colonna sonora dell'ultimo film di Dario Argento, sto parlando della 43esima posizione, il pezzo è Tenebre. Tarura,
e Morante. Dunque, parliamo di cinema invece che di musica. Che dici? Parliamo di cinema. Parliamo di cinema. Dunque, questo qui è la colonna sonora del film Tenebre, un film di paura di Dario Argento. Senti un po', Claudio, ma tu hai fatto Gioca Giù con Claudio Cecchetto, no? Sì. Che oggi non è qui, ma comunque in genere lui presenta le hit. Ecco, da questa canzone così spensierata e divertente come era Gioca Giù, come hai fatto a creare questa cosa tutta di tensione, di paura? Qui i ragazzi c'avevano una paura, vero? Sì, tremavano, come hai fatto? Beh, ma sai, noi abbiamo lavorato parecchi anni come Goblin, no? Appunto, facciamo parte di Goblin e abbiamo fatto parecchie musiche per film, abbiamo fatto Profondo Rosso, Suspiria, Zombie, tutti i film del terrore. Sono tutti film divertenti. Poi appunto ci siamo sciolti, ognuno di noi è andato per la propria strada, io ho cominciato, ho fatto un po' di tutto, diciamo disco music e ho fatto anche Gioca Giù e mi sono divertito tanto. Infatti, a farlo. Senti, sì. Adesso allora chiediamo una cosa per il pubblico, non siete più i Goblin? No, adesso. No, ecco, vorrei chiarire che non si tratta appunto dei Goblin. Lui no, solo diciamo, l'unico ecco, Goblin. Massimo appunto, io e Massimo ci siamo staccati dai Goblin, ognuno di noi nella propria strada, tranne Fabio che ha continuato invece con i Goblin e ha ora un suo gruppo autonomo che continua per conto suo, e quindi abbiamo fatto questo disco come Simonetti, Pignatelli e Morante. E adesso avete fatto questo 33 giri, che è tutta sì. La colonna sonora? Sì, Tenebre, sì, che comprende tutti i pezzi della colonna sonora. Bene, che è entrato da poco in classifica sì. E penso che Popcorn, poi devi sapere, è un segreto, Popcorn porta fortuna. Quindi, speriamo. Quindi senz'altro andrà benissimo. Allora, salutiamo i nostri amici con un grosso applauso. Simonetti, Pignatelli e Morante, grazie. Ciao! Dunque, lei è anche coautrice del brano che stiamo per presentarvi, tra l'altro coadiuvata da Zucchero Fornaciari, che è stato anche lui un grande protagonista del festival, in quanto aveva ben tre pezzi scritti, praticamente più uno interpretato da lui. Dunque, torniamo alla cronaca di lei, che è una ragazza divertente, sbarazzina, per usare un termine un po' che possa raffigurarla in maniera completa, divertente e soprattutto abbastanza simpatica nella figura e nell'abbigliamento. Sto per parlarvi di Donatella Milani, il pezzo è Volevo Dirti. Cosa sia, mi sta volando via.
strana per un cantautore che ha scritto delle canzoni bellissime. È un chitarrista che però stranamente qui a Popcorn non si esibisce con la chitarra ma alle tastiere. È un romano che però vive da molti anni a Milano e si è affezionato a questa città. Ha pubblicato un ultimo LP che si intitola Gente di Dublino. Poi di questo LP vi presenterà un pezzo che lui ha dedicato appunto a Milano, perché ormai è come se fosse un milanese d'adozione. Si tratta di Alberto Radius e il pezzo infatti si intitola Lombardia. La nebbia sulle case, come in un libro di fiamme, di colore grigio chiaro, metafisico. Noi due da bambini, baby, siamo cresciuti insieme in Lombardia. In Lombardia. Sta andando via la strana magia, quella voglia di più, quel sapore che c'era vent'anni fa, quando andava a suonare e venivi a ballare, altri che ecco vicino alla galleria. C'era sentimento, baby, queste generazioni nel poligono di Roma si divertono. La mia libertà del ricordo di quel sunny afternoon, quando andava alle prove in un giorno normale, scopersi la mia musicalità. C'era sentimento, baby, siamo rimasti insieme in Lombardia. In Lombardia. Ma non va via. In Lombardia. Dunque ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere, vi presento direttamente lui che si chiama Gianni Nazzaro e il pezzo è Mi sono innamorato di mia moglie. Io che faccio notte dove non ti mandan via, io che mangio aria per non stare a casa mia, con tutte le avventure che il mio cuore ancora accoglie,
Mi sono innamorato di mia moglie, io che avevo occhiaie che non si erano mai viste, io che non avevo il tempo per sentirmi triste, io che me le son levate tutte le mie voglie. Mi sono innamorato di mia moglie, è la verità, mai non dire mai la verità, perché le donne sanno quel che fai, ma con le donne chi non sbaglia mai. Quando stamattina glielo sono andato a dire, aveva gli occhi esatti di una che non vuol sentire, e poi mi ha detto scusami ma io ti ho già tradito, mi sono innamorata e te lo dico, è come se mi fosse capitato un incidente, volevo far chissà che cosa e non ho fatto niente. Comunque più mi brucia e più nessuno me lo toglie, che sono innamorato di mia moglie. È la verità, mai non dire mai la verità, perché le donne sanno quel che fai, ma con le donne chi non sbaglia mai. È la verità, mai non dire mai la verità, perché le donne sanno quel che fai, ma con le donne chi non sbaglia. Io che faccio notte dove non ti mandan via, io che mangio aria per non stare a casa mia, con tutte le avventure che il mio cuore ancora accoglie, mi sono innamorato di mia moglie. E con tutte le avventure che il mio cuore ancora accoglie, mi sono innamorato di mia moglie. Sono innamorato di mia moglie. Sono innamorato di mia moglie. Dall'album Mamma Maria, i ricchi e poveri. Per l'allegria legge il destino, ma nella...
Adesso sentiamo il prossimo pezzo di Vasco Rossi. È un titolo un po' strano, ma la canzone è ancora più strana. Si chiama Mi piaci perché, e il perché poi lo scoprirete da soli. Vasco Rossi. Con il disco 5, Two Heads Are Better Than One dei Cube. Ci vediamo alla prossima, anzi a domani con Popcorn U. Ciao! Ciao.
tonight. Ooh, I need your fantasy.